Assisi, Stadio Maratona, 23 maggio 2015. È una giornata importante, straordinaria, che resterà nella storia. L'Oxen regionale con il presidente Fabrizio Paffarini presenta quella che è la giornata europea per l'integrazione sportiva. Un'Europa unita che integra lo sport. Sono presenti quattro nazioni, Italia, Bulgaria, Inghilterra, Spagna, con tutte le scuole del comprensorio che vengono a partecipare e a dare il loro contributo per quello che è lo sport integrato. Da una parte le quattro nazioni che si sfideranno al tiro con l'arco e al calcio e dall'altro le scuole, i ragazzi delle scuole che verranno a dare il loro contributo di partecipazione. I guanti alla Gig Robot di Luca Panichi e poi tutti che indossano la maglietta della giornata europea dello sport integrato. I ragazzi potranno conoscere quello che è il karate, la scherma, l'agility dog, la danza, il tiro con l'arco, il football, il basking, l'equitazione, il judo. Tutti avranno a disposizione qualche cosa da poter provare per capire quello che è l'integrazione sportiva di chi ha tutte le abilità e chi invece lo sport ha deciso, ha scelto, lo vuole provare proprio per vincere quella che è la sua disabilità. Ci sarà anche la danza, ci sarà il momento per ballare tutti quanti insieme e ci sarà la diretta televisiva in streaming di questo avvenimento collegato con 12 canali YouTube per raccontare a tutto il mondo quello che si sta facendo ad Assisi, allo stadio Maratona e in altre piazze europee. Tutti insieme per raccontare quello che è l'integrazione. La giornata, come dicevamo, è organizzata dal Centro Sportivo Educativo Nazionale. Hanno lavorato davvero tantissimo gli amici dell'Oxen. Un lavoro lungo e certosino, un lavoro che, come vedete, Fabrizio Paffarini sta coordinando e adesso sarà proprio lui a spiegarci quello che accadrà in questa giornata europea dello sport integrato ad Assisi. Siamo partiti ad Assisi, l'ultimo congresso, per migliorarci, per diventare qualcosa di straordinario. Credo che le competenze mie magari non saranno massimali, ma le loro sicuramente sì. Gran bella giornata. Se lo dici tu, Giampiero, che riprendi lo sport di eccellenza non solo della nostra regione, ma spesso anche nazionale e internazionale, è veramente un onore. E sono contento di parlare vicino ad uno studente della mia scuola, Alessandro, perché sì, è qualcosa che ci emoziona. Senti, partite internazionali, sfide internazionali per l'integrazione. Sì, ma al di là del fatto che qualcuno dovrà vincere, perché quando parliamo di gara e di sport deve esserci un vincitore, ma la novità è il fatto che la squadra è composta da atleti normodotati, cosiddetti normodotati, ed altri atleti che presentano qualche piccolo grande problema. La festa deve essere per tutti, lo sport deve essere per tutti, l'Europa deve essere per tutti. Ha mille sfaccettature di pericolosità, la definirei io, ma lo sport è quello che può unire i cuori, è quello che fa comunicare, quello che ti mette in contatto anche quando perdi. E la sconfitta esiste non quando c'è una disabilità, non quando c'è una diversità di cultura religiosa, politica, sociale, di orientamento sessuale. La sconfitta è quando c'è una disabilità dei cuori e della sensibilità dell'anima. Una giornata davvero particolare, ve la racconteremo attraverso questo nostro racconto. Il Centro Sportivo Educativo Nazionale ad Assisi, allo Stadio Maratona, presenta questa giornata europea dello sport integrato che rientra nell'ambito di quelli che sono i progetti Erasmus e il programma dell'Oxen per l'Unione Europea.
Lo slogan è sempre insieme si può, è questo quello che ci ricordano gli amici dell'Oxen. Lo vedrete attraverso queste immagini quello che accadrà, il grande momento iniziale per salutare in streaming quelli che sono gli amici che ci guardano attraverso il web. Partecipano tante scuole della nostra regione che vanno a dare il proprio contributo a quello che è lo sport integrato. Assisteranno a quelle che sono le sfide e le gare delle quattro nazioni europee e avranno anche la possibilità di cimentarsi in quelli che sono i giochi dimenticati, il tiro alla fune, quello che può essere il Nordic Walking, quello che può essere l'Ippica, l'Agility Dog, ma soprattutto provare a fare una gara senza l'uso della vista, bendati, per capire quello che può essere la differenza. È una giornata importante, una giornata alla quale partecipano insieme ad Assisi altre città italiane. Da Brindisi, il Palazzetto dello Sport Comunale Giuseppe Carlo Zumbo avranno questa stessa possibilità di partecipare. Crotone, Grosseto, Messina con la Cittadella Universitaria Sportiva, Monza con il Palacus all'Idroscalo, Pescara con il Palasport Giovanni Paolo II, Roma con il Campo dei Miracoli, Sassari il Campo Sportivo Comunale, poi Torino il Pala Collegno, Udine Associazione Sportiva Udinese. Queste sono le città che interverranno a questa lunga diretta streaming per celebrare la giornata europea dello sport integrato. E adesso si va a ballare tutti quanti insieme con Teresa Brufani, Sole Luna Dance Gallery, insieme a Francesco Mariottini, vincitore lo scorso anno di Amici, referente regionale per la danza, Serenella Barbarossa della Vitality, Giuna Fiorucci dell'Academy Dance di Gubbio e poi Pamela Pettirossi dell'Arte Danza. Questi sono solamente alcuni dei protagonisti che vi ricorderemo nel corso di questa nostra giornata. Si balla tutti quanti insieme con le scuole e con i ragazzi che arrivano anche dal Serafico di Assisi con i problemi che si portano dietro, ma con la voglia di integrarsi in questa grande giornata sportiva. Si inizia a ritmo di zumba per iniziare così, con questa maniera festosa, quella che è la grande festa dello sport integrato. E adesso sentiamo Teresa Brufani, Sole Luna Dance Gallery. Perlomeno ci abbiamo provato e credo che il risultato sia stato proprio oltre le aspettative. Sono stata molto felice di partecipare come sempre a queste giornate dove lo sport è il protagonista principale e vince sempre lui. Al di là di ogni limite o al di là di ogni problematica, quindi il sorriso e il divertimento insieme allo sport fanno sempre da padroni in queste giornate. E Zumba? E Zumba è l'elemento integratore, è quello che chiamiamo appunto uno sfondo dove tutti possono partecipare, uno sfondo integratore vero e proprio. Nelle mie classi ho un tripudio di persone di tutte le età, quindi dalla ragazzina, la signora e poi la ragazza down oppure magari anche la ragazza che indossa un velo perché è di un'altra religione. Quindi al massimo Zumba proprio rappresenta appunto l'elemento che ci fa stare bene e ci fa stare tutti integrati insieme. E andiamo a quella che è la presentazione delle quattro nazioni che partecipano. Si comincia dalla Bulgaria e poi si va con la Spagna e poi con l'Inghilterra e poi con l'Italia, con la società di Montemorcino che partecipa con la sua squadra mista, quindi con persone disabili e non, per questa sfida che sarà sul tiro con l'arco e sul calcio. Entra la Spagna e poi sarà la volta dell'Inghilterra, che sono quelli che hanno vissuto, lo dobbiamo dire, come stranieri l'integrazione
più bella, più graziosa, con il loro sfoggiare continuamente la bandiera e con il ricordare l'impegno che c'è in questa occasione. E poi, come dicevamo, anche la squadra italiana, Montemorcino, che ci teneva moltissimo a partecipare con il calcio e con il tiro con l'arco. E poi tante scuole che sono intervenute per dare il loro contributo con le magliette di questa giornata europea di integrazione sportiva. Una giornata davvero molto bella, con la partecipazione di Nicola Di Staso, che è il presidente provinciale dell'Oxen, con Paolo Taddei, che è vicepresidente del CIP, con Giuliano Baiocchi, che è il presidente provinciale dell'Oxen, con Roberto Casolari degli arcieri di Montefalco, Giuseppe Cambiotti, che è degli arcieri di Valfabbrica, con Manuela Maccari, con Marino Ottengard, che si sono preoccupati della dimostrazione con i poni, Andrea Bellachioma, responsabile del settore cinofilia, che è quello che ha portato lo spettacolo della Agility Dog con Barolo e con tutti gli altri, con Luca Panichi, che si è cimentato nel essere istruttore di Agility Dog. Non vi dico con quali risultati, perché è meglio tacerli, però poi dopo lo sentirete. E poi con Claudio Bellucci della Nordic Walking, per far capire come si può camminare con queste bacchette, con questo sport. Tutti insieme con il judo, con il maestro Tempesta, con Sergio Fancelli, che è responsabile del settore nazionale sci d'erba, già, perché mancando l'erba si può sciare con questi sci particolari a cingoli che vi faremo vedere. Beh, diciamo che comunque è la giornata dell'integrazione sportiva, e vedere quanti ragazzi partecipano con le maglie da ricordare e per commemorare il momento è davvero qualcosa di molto bello. Il patrocinio è della Regione dell'Umbria, della provincia di Perugia, la provincia di Terni, il CONI regionale dell'Umbria, il Comune di Assisi, l'INAIL, il MIUR dell'Umbria, il Comitato Italiano Paralimpico e tutti gli aderenti. Come abbiamo detto, c'era Paolo Taddei, vicepresidente del CIP, che ha voluto partecipare. Una manifestazione che è nata con un germogliare lento e continuo, con Fabrizio Paffarini insieme a Paolo, a Nicola Di Staso e a Giuliano Baiocchi, che hanno fatto davvero un lavoro certosino per riuscire ad ospitare le quattro nazionali e soprattutto a proporre questa diretta streaming su YouTube, in 12 canali YouTube, per essere visibili in tutto il mondo. Le squadre sono lì pronte a ricordarci la loro appartenenza e la loro volontà, e poi ci sarà il lancio della bandiera europea con i palloncini che saliranno in cielo per ricordare questo momento di gioia, di felicità, con l'inno europeo che saluterà questo momento di cerimonia, questo cerimoniale di apertura dei giochi. E davvero, eccolo qua, il lancio della bandiera europea, il volo dei palloncini attraverso il cielo, sul cielo, nel cielo, per ricordare questa giornata importante. L'Italia e Assisi partecipa in questa occasione alla sfida europea. Ricordo che insieme ad Assisi c'è Brindisi, Crotone, Grosseto, Messina, Monza, Pescara, Roma, Sassari, Torino, Udine, tutti insieme per partecipare alla giornata europea dello sport integrato. Ci sono gli sbandieratori di Amelia che ci ricordano le bellezze medievali della nostra regione, una su tutte, perché sbandieratori, tamburini e musici, oramai ogni città legata al mondo del Medioevo e delle rievocazioni ne propone una per tutti, ospite di questa nostra giornata di integrazione.
perché i giovani, i ragazzi delle scuole possono costruire una coscienza dell'integrazione, possono provare a fare lo sport, a capire quello che sia l'impegno dello sport fatto da chi è portatore di un handicap. Ma sorprende soprattutto questa capacità di chi porta l'handicap addosso di sentire quanta voglia, quanta forza ci si può mettere nello sport per emergere e per diventare qualcosa e qualcuno all'interno dello sport. Così come Ubaldo, arciere ma sportivo per eccellenza, Ubaldo Ceciglioni, campione italiano non vedenti con il tiro con l'arco. Lui ci spiegherà come si fa a centrare l'obiettivo, il bersaglio, senza poter vedere. Poi comincia la sfida, si sfidano le diverse nazionali per quello che è il tiro con l'arco e per quello che è il mondo del calcio. Beh, il calcio non c'è bisogno di insegnarlo con istruttori al momento, per il tiro con l'arco invece c'è da spiegare quello che può essere il tenere sollevato il gomito, la spalla in asse, guardare con l'occhio la freccia per cercare di colpire. Ecco, qualcuno ci va vicino, qualcuno sembra quasi un novello Robin Hood, però è questo il modo di partecipare e di sfidarsi. Certo, certo. Indubbiamente il tempo ci sta assistendo contro le previsioni che doveva mettere tutta la giornata piovosa, quindi come dissi l'altra sera pensiamo positivo e fino adesso ci dà questa soddisfazione. Adesso vediamo l'entusiasmo di queste delegazioni varie, che penso che sono tutti neofiti da quello che sto vedendo, però mettono impegno. E l'integrazione è alla base di tutto, e per cui ecco, penso che siamo soddisfatti, e sia la soddisfazione maggiore per gli organizzatori indubbiamente. Una grande festa di sport, lo abbiamo detto, la possibilità di provare per i ragazzi, sia per coloro che vengono dalle scuole di Perugia, sia per coloro che vengono dalle scuole speciali, quelli che sono le diverse specialità. Qui siamo al Agility Dog, la dimostrazione di come sono bravi gli amici a quattro zampe
a interpretare il percorso di Agility Dog. Per la cinofilia un ringraziamento va ad Andrea Bellachioma e a tutte le altre persone e conduttori di cani che hanno partecipato e che ci hanno regalato questo pensiero davvero molto bello. Beh, certamente sì, anche perché adesso sembra che l'aria si sta allargando qui, sperando che ci si trattiene ancora un po', tanto fino a mezzogiorno, manca un'ora. Che significa sport integrale? Beh, noi integriamo tutti, sport integrale insomma per tutti quanti, giusti, non giusti. Ma è uno sport integrato che tutti possiamo fare, non esiste chi dire fare lo sport solo la persona sana, tutti facciamo sport, anche chi non è anche chi è che non è che porta, certo chi ha un handicap o qualche cosa, insomma, almeno lo Xen per me è la cosa più bello che ci possa essere, perché ha integrato tutto, tutto, senza nessuno escludere. Quando si parla di sport integrato spesso ci si dimentica che chi ha il diabete comunque fa sport integrato, no? Assolutamente sì, lo sport serve per tutti, ma particolarmente per chi ha patologie come il diabete oppure come me anche cardiache, e lo sport in teoria mezz'ora al giorno andrebbe fatto, ma per chi si vuole cimentare anche un pochino di più ben venga, insomma è sempre utile per mantenere i valori e la salute in buono stato. Tu con il cane ci hai provato, però meglio la bicicletta. Diciamo che siamo sempre a un punto di ripartenza, per cui vista la prestazione di oggi ci sono degli amplissimi margini di miglioramento, sei d'accordo? Sì, era Barolo secondo me. Sì, forse creava delle confusioni, sai, mentre stavo con Barolo pensavo al Barolo, quindi c'era un pochino di conflitto di interesse, quindi dovremmo trovarci un altro soprannome, vediamo se un soprannome diverso ci può aiutare. Ferrarelle sarebbe meglio. Secondo me Ferrarelle sarebbe meglio. Probabilmente non c'è bisogno di sperimentazione, no, secondo me no. Il risultato è già acquisito, vero? Il risultato oggi però è straordinario. No? Sì, il risultato è straordinario, soprattutto vedere i ragazzini e i ragazzi delle scuole essere loro stessi protagonisti delle varie discipline proposte, perché questa giornata avrà un senso se ci sarà uno sviluppo organico anche nella didattica all'interno delle scuole, dove si possano prevedere in maniera progressiva attività di sport integrato, che è un passo in avanti verso il recupero di quelle che sono le finalità educative dello sport e soprattutto nel senso dell'integrato, unire l'agonismo all'obiettivo dell'inclusione sociale, ma misurata sul versante del protagonismo della persona, che da quel punto di vista diventa un atleta dentro una squadra con un obiettivo agonistico reale e quindi con il risultato della relazionalità spostato in avanti, la crescita della persona. È questo un po' il senso che vogliamo dare come Xen all'attività di uno sport, che non deve essere visto solo come un terreno di risultati e di affermazione autogratificante. Portiere! Vai Luchino! Come sono questi ragazzi? Giocano bene? Bravissimi, bravissimissimi. Ecco, vedo che molto, molto, molto bravi. Sono abbastanza validi, eh? Sì, sì, molto. Bravo Luca! Molto, molto validi. È un molto divertente anche come cosa. Progetto molto interessante. Questa è la prima partita internazionale, voi dire, mica amico. Ma è solo che c'è la disparità. Adesso mi tocca mettere in campo tutti i normodotati, così gli facciamo vedere come si gioca a pallone. Perché l'Italia è sempre l'Italia. È sempre l'Italia. 5 minuti di follia. Ci vogliono, se no non ha senso. Vai, vai, vai! Vinca il migliore, ma se possiamo vincere noi è anche meglio. E vi devo dire che vedere una partita di pallone dove ci sono persone che hanno un handicap con persone invece che non lo hanno, integrarsi insieme, giocare insieme, sfidarsi insieme è qualcosa di molto bello. Le immagini sono relative a quella che è la partita tra
Italia e Bulgaria, Bulgaria che fa davvero la differenza. E vi dicevo, c'è anche la possibilità di provare quelli che sono, nonostante la pioggia, il sabato ci ha graziato Giove Pluvio, ma venerdì è stato davvero un diluvio incredibile, c'era la possibilità anche di provare quelli che sono gli sci d'erba. In Umbria non abbiamo grandi montagne per poter praticare lo sci tutto l'anno, e allora ci si arrangia con quello che è lo sci d'erba. Un cingolo particolare, ma lo scarpone è lo stesso, il modo di sciare è molto simile e vi posso garantire e assicurare che il divertimento è uguale. Questa invece è la partita che vede opposta Spagna contro Inghilterra. Ci sono le ragazze dell'Inghilterra che vanno davvero bene a giocare al pallone. Per verità di cronaca dobbiamo ricordare che la vittoria finale nel calcio andrà alla Bulgaria, con dietro le squadre della Spagna, dell'Inghilterra e dell'Italia. E poi il Nordic Walking. Nordic Walking, diciamo che la moda sta un po' rovinando quello che è il suo effetto, perché tutto quello che è di moda perde spesso e volentieri la sua valenza. Il Nordic Walking è una cosa seria, serve per insegnare la gente a camminare sul serio, fare bene e fare della qualità nel movimento. Noi siamo gli unici depositari dei veri tecnici nazionali, ringraziando il cielo siamo Nexen come settore nazionale, abbiamo rapporto con le università più prestigiose come Verona, come Bologna, per formare i nostri tecnici, perché il tecnico di Nordic Walking non è un passeggiatore, ma è un vero e proprio professionista dell'attività. Dal Nordic Walking torniamo per un attimo all'Agility Dog, integrazione con la possibilità per Francesca Sensi, che è un'appassionata di pet therapy, con il suo inseparabile amico, colui che vive continuamente alla sinistra di Francesca, che è capace di aiutarla in quella che è la vita quotidiana. Quello che vedete è solamente la dimostrazione di come può essere integrazione tra cane e padrone, tra cane e umano. E questo, devo dire, è il fatto più bello. Mi pare che è una bella accoppiata, Francesca? No? Eh sì. Tu vuoi parlare del cane? Lui è Chris e l'ho addestrato io a 7 anni e me viene dietro dandomi una mano come può, mi porta soprattutto le cose che cadono, e poi quello che vi ho fatto vedere adesso, la condotta al guinzaglio, serve soprattutto per insegnargli a non venirmi sotto le ruote. Perché viene con te sempre praticamente? Sì, sì, sempre sempre. Ora dovresti facilmente spiegarmi come si arriva a centrare il bersaglio. Beh, prima di tutto va concettualizzato il gesto sul livello mentale, il gesto, quindi tutte le varie, il sincronismo di tutti i vari movimenti che portano al momento che anticipa lo sgancio della freccia. Quindi la partita dalla posizione della spalla bassa, il braccio che sale verso il mirino tattile, il controllo del gomito verso l'esterno, la rotazione della testa verso il bersaglio facendo bene attenzione al fatto che la testa sia in posizione verticale, avere i punti di ritrovo della corda sul naso, sul laterale del labbro e quant'altro, e controllando che la postura sia perfettamente in linea e che le scapole vadano a contatto dietro. A quel punto si procede con lo sgancio. L'importante è non farsi condizionare dalla freccia prima e non pensare alla freccia del poi, ma pensare solo alla freccia che si sta tirando in quel momento, senza un prima e senza un poi, perché comunque sul gesto tecnico sono convinto che sia fondamentale anche la spensieratezza. Anche nella vostra disciplina c'è l'integrazione, senz'altro, diciamo, una cosa molto importante questa, sentita, diciamo, da la nostra scuola, perché comunque in quello che è stato, diciamo, il percorso ci sono stati tanti ragazzi passati con, diciamo, appunto handicap, che comunque sono integrati nella nostra disciplina del karate. Chiedevamo che ci facesse il maestro Lasci qui oggi, il tempo lo poteva anche
lo poteva anche spiegare, però tu hai degli sci che sono particolari, sempre sci, ma particolari. È uno sci d'erba, un cingolo, ripropone un po' il gesto motorio dello sci alpino. Per noi umbri è fondamentale il cingolo perché la neve la vediamo pochissimo, quindi abbiamo fatto un centro, uno dei pochi centri che sta in Italia, è aperto al pubblico, lavoriamo con i nostri tecnici dell'Oxen, facciamo scuola e lavoriamo intorno ai 10-11 mesi l'anno. Siamo a Nocera Umbra sul Monte Alago e vi do l'appuntamento a Curvare Race X Limit con il cingolo. Il buon Dio ci ha assistito fino all'ultimo minuto della premiazione. Anche le scuole che hanno partecipato non hanno avuto problemi di sorta, perciò siamo comunque soddisfatti nonostante la pioggia. Vuol dire che giornata bagnata, giornata fortunata, anche se alla fine c'era la scuola dove io faccio il diretto amministrativo. Sono stato molto soddisfatto perché ho visto con gioia alcuni, tutti, ma in particolar modo due o tre ragazzi sfortunati nella vita che hanno partecipato sia con le agility ma anche addirittura hanno avuto la possibilità di suonare il tamburino con gli sbandieratori, la bandiera. È stata comunque anche un minuto di crescita per noi ma soprattutto per loro e di integrazione. Ho parlato con i docenti che erano più che soddisfatti. E l'integrazione proposta in questa giornata europea dello sport integrato dell'Oxen passa anche dalla partecipazione dei ragazzi delle scuole a questa giornata. Il tiro alla fune, uomini e donne misti e in categoria singola per una sorta di sfida senza pari. Fortunatamente la giornata ci ha assistito. E poi capire anche quello che può essere il non avere la vista e voler fare sport. E questa è una cosa piuttosto carina, si mette la corda intorno al corpo del corridore e si fa fare un percorso per comprendere come possa essere il correre bendato. E vi posso assicurare che non è cosa semplice, divertente sicuramente per i ragazzi, ma davvero difficile. Insomma, ci si prova tutti a sfidarsi con il tiro alla fune, come si faceva nei vecchi giochi popolari nei paesi. E poi c'è anche da chiamare subito l'ambulanza, qualcuno è rimasto terribilmente ferito. Stiamo scherzando, ovviamente è il modo un po' per giocare, per scherzare, per capire quella che è l'integrazione, la vera integrazione dello sport. Beh, l'abbiamo ricordati tanti di amici che hanno partecipato, tanti che sono stati con noi in questa giornata dello sport integrato, con quello che è stato lo streaming, la diretta streaming dalle città italiane, le città europee per raccontare quello che è stato l'avvenimento. La squadra di Montemorcino insieme con il presidente Fabrizio Paffarini, Spagna che viene premiata con il terzo posto, il colore rosso era quello della Spagna, l'azzurro per l'Italia, il blu invece per l'Inghilterra e il grigio per la Bulgaria. Terza arriva la Spagna, seconda saranno gli amici inglesi che partecipano. A tutti il ricordo di questa giornata, la targa con le medaglie e la coppa. E poi eccoli qua i nostri amici della Bulgaria che si preparano per raccogliere la vittoria in questa giornata. Complimenti alla Bulgaria, ai ragazzi e alle ragazze della Bulgaria, una giornata insieme. Una giornata che è cominciata tanto tempo fa con Fabrizio Paffarini che ha ospitato in tempi lontani le delegazioni delle nazioni che partecipavano per questa integrazione. Un merito particolare va anche a Giuliano Baiocchi che ha lavorato davvero tantissimo.
pensare come era la mattina di sabato alle 7.30 con le nubi che giravano intorno allo stadio Maratona di Santa Maria degli Angeli di Assisi per promettere ancora una giornata di pioggia, e invece tutto è andato per il verso giusto. Però l'avevo detto venerdì sera giovedì sera a Fabrizio Paffarini, non piove, quando c'è rete sole non piove. E poi ancora la premiazione per quanto riguarda il calcio, abbiamo visto prima il tiro con l'arco, adesso il calcio. Il tiro con l'arco avete visto Ubaldo Ceciglioni, ma non è bravo solamente con il tiro con l'arco, è bravo anche con le arti marziali e con l'atletica, a dimostrazione di quando uno vuole fare sport riesce a praticarlo, riesce a farlo, riesce a diventare qualcosa di importante lo sport per la propria vita. E Assisi, la città serafica, la città di quello che è il ricordo per gli amici che non sono fortunati come noi, quelli del Serafico, di quell'istituto straordinario, splendido, meraviglioso, che Papa Francesco ha voluto visitare per primo nel suo arrivo ad Assisi, ce lo ricordano in una maniera meravigliosa. Questa forza, questo coraggio di voler essere, di voler partecipare, di riuscire ad essere protagonisti e a vivere attraverso lo sport anche il proprio essere disabile. Da Tarragona, come dicono gli amici spagnoli, per arrivare alla Bulgaria, che si impossessano della telecamera, non la vedete la mano, ma si sono impossessati della telecamera e ci chiedono di fare un bis dopo essere stati dagli inglesi, di inquadrare quello che è la vittoria, il primo premio, e di essere protagonisti anche loro. È bello un fatto sportivo di questo genere. È la giornata europea dell'integrazione sportiva, ma l'integrazione sportiva comincia da oggi, dalla partecipazione, dalla volontà di proseguire questo nostro viaggio, di esserci e di viverlo. Un grazie a tutti coloro che hanno partecipato, ci siamo dimenticati qualcuno, ma non l'abbiamo fatto apposta.